La giornata di oggi è dedicata alle città, alle politiche delle città, alle politiche per le città. È dedicata a una riflessione, un approccio comparato al modo in cui alcuni stati europei stanno affrontando questo tema, che è un tema un po' vecchio, un po' nuovo. Insomma, le città sono questa grande concentrazione di persone, ovviamente, di risorse, risorse di conoscenze, risorse economiche, risorse finanziarie. Sono anche però delle grandi concentrazioni di problemi, di conflitti, insomma, di tensioni. Ecco, negli ultimi decenni risorse e problemi sono cresciuti. Sono cresciuti insieme in alcune città, più l'uno e più l'altro, un equilibrio variabile da città a città, ma sono cresciuti, la concentrazione è aumentata, c'è un processo cosiddetto di riurbanizzazione a livello internazionale, ma anche a livello italiano, seppur con differenze territoriali. C'è un aumento del ruolo delle città, del loro ruolo a seguito anche, come si usa dire, dei processi di globalizzazione. E c'è anche un aumento dei loro problemi. Naturalmente questa dinamica non poteva non avere e ha avuto, e ha già avuto conseguenze dal punto di vista istituzionale. Ed è anche un tema che affronteremo oggi relativamente agli altri paesi. Ne ha avute anche in Italia, con la caratteristica italiana, la particolarità italiana di una asimmetria tra il peso politico dei governi locali e il loro reale peso istituzionale. Voglio dire che in Italia dal punto di vista politico il ruolo dei sindaci è molto importante, il loro ruolo però è molto più importante rispetto alla reale autonomia delle istituzioni locali, ai reali poteri che essi oggi hanno. L'aspetto che più interessa al Dipartimento della Funzione Pubblica è proprio l'aspetto della governance, in che modo la questione urbana può entrare nell'agenda nazionale ed in che modo i vari attori istituzionali coinvolti possono affrontare il tema mettendo a disposizione competenze, energie, risorse o strategie. Spesso sentiamo dire, soprattutto negli ultimi anni, anche con l'impulso dell'Unione Europea, delle politiche di coesione, dei documenti di programmazione, che le città ormai rappresentano un crocevia di persone, di risorse, di strumenti, di istituzioni, e che dappertutto sono diventate i motori dello sviluppo locale e dello sviluppo territoriale. E questo è un concetto su cui l'Unione Europea ha sempre insistito molto, disegnando su questo concetto tutte le nuove politiche di coesione. Dislocando quindi le risorse a livello più vicino ai cittadini, secondo il principio di sussidiarietà, e considerando le città, ma al pari dei territori, che possono essere le aree vaste, possono essere le province o le regioni, considerando quindi il territorio come il motore dello sviluppo, modificando quindi quell'accezione prettamente giuridica che negli Stati aveva avuto sempre una forte valenza del territorio solo come limite geografico alle competenze dei vari livelli istituzionali, e trasformandolo invece in un concetto più ampio, quello di sistema, di relazioni, di istituzioni, di risorse, che devono quindi incrociarsi, incrociare le proprie competenze e coordinarle per poter assumere decisioni in grado di favorire lo sviluppo del territorio. E ovviamente se si parla di territorio non può non parlarsi di città grandi, di città metropolitane come può essere Roma, e quindi di quelle realtà amministrative che negli ultimi anni sono viste quindi con schemi anche giuridici diversi. Pensiamo a tutto il dibattito sulle città metropolitane che Pier Ciro Galeone citava e che sicuramente sarà ripreso anche dagli altri relatori, al dibattito quindi che anche il Parlamento sta affrontando su come trattare queste Citalia realtà. si è chiesta cosa significa per l'Italia avere città competitive. Qual è lo stato e il ruolo delle città italiane nel contribuire alla crescita del sistema paese complessivamente? Nel corso del 2008 abbiamo così condotto una ricerca sulle principali 11 città italiane. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino e Venezia.
e le abbiamo analizzate per capire proprio il ruolo di ciascuna di queste città e complessivamente alla crescita del sistema paese, non soltanto da un punto di vista demografico e o economico, ma anche da un punto di vista dell'innovazione e della creatività, ossia la capacità di creare innovazione, la capacità di attrarre innovazione, sviluppo, creatività dal punto di vista infrastrutturale e dal punto di vista della qualità della vita. Dal punto di vista demografico, dal 1991 al 2007, vedete dal grafico, la situazione è variata notevolmente. Nel corso dell'ultimo decennio del secolo, la popolazione delle 11 città è diminuita di molto, del 7,7%, a fronte di una crescita della popolazione italiana. Si è verificato quello che abbiamo chiamato come fenomeno di fuga della città. I cittadini hanno preferito abbandonare i centri urbani e andare a spostarsi nei centri limitrofi. Le città non sono più luoghi di creazione di benessere, diventano piuttosto dei luoghi in cui andare a lavorare, in cui fruire dei servizi culturali piuttosto che ospedalieri, però si preferisce vivere in un altro ambito territoriale in quanto la qualità della vita sembrava essere migliore, le case meno costose, una minore densità abitativa. Dal 2001 al 2007 questa tendenza si inverte. La popolazione nelle 11 città metropolitane è tornata a crescere, anche se ad un ritmo più lento rispetto a quanto era stata la diminuzione del periodo precedente. Oggi la popolazione residente in queste 11 città è pari al 15% dell'intera popolazione nazionale. In questa crescita di popolazione però non è stata uniforme in tutte le 11 città. A fronte di una crescita media del 2,5% si sono registrati degli andamenti piuttosto difformi nelle 11 città. Vedete, nelle città del centro-nord la popolazione è tornata a crescere, mentre nelle tre città del centro del sud, Napoli, Palermo e Cagliari, la popolazione è tornata continua a diminuire. First, the reasons why we carried out a comparison on the ways European governments deal with urban issues, and especially why we choose these four experiences, so France, Germany, Spain and the United Kingdom, and then the main results of our analysis. And finally, as happens in most scientific experiences, analysis start from questions but end in new questions. Then in the end I have some open questions to propose, especially those I would like my colleagues to try to answer. Coming from what Anna Harding just said, I would say that France is a very, very different country in terms of thinking about urban policies or urban issues. I really believe that now, when we have been doing a bit of everything, I mean, in all the four boxes that Ernesto showed us previously, and we keep on doing this, meaning that we are more and more maybe focused on explicit direct and explicit indirect measures of actions, but without any coherence at all. I very much enjoyed the summary paper which you produced, Ernesto. I think it was very useful in terms of providing a framework for contrasting the different experiences of the four countries that you are looking at in detail. From a UK or an English perspective, the part of the summary document which I thought was most useful was the figure one, which I think appears on page 3 of the document, where you distinguish between direct and indirect urban policies and urban strategies, and you look at explicit versus implicit effects. So the presentation I want to make is, it fits within the within that scheme that you outlined.